Oggi facciamo l'orighida, che è un tipico formato di pasta sardo, fatto di semola, acqua e sale. Andiamo subito a vedere qual è il procedimento e poi qual è la tecnica per tirare e fare la tipica forma. Mettiamo la farina, facciamo la classica fontana, mi raccomando che sia bassa e larga. Stiamo procedendo con la classica ricetta, quindi fatta proprio come una volta, potete farla anche con la planetaria. Una volta creato il vulcano andiamo a mettere all'interno l'acqua e cominciamo a piano piano raccogliere verso il centro la semola in modo da creare una piccola pastella. Una volta abbastanza densa la pastella recuperiamo tutta la nostra farina e cominciamo a impastare. La tecnica sarà quella di frizionare la pasta in modo da rompere la maglia glutinica e rafforzarla. Il nostro impasto è terminato, lo facciamo riposare in modo che non sia troppo nervoso, sennò quando lo tireremo si spezzerà il cordone che andremo a creare. Una volta riposato l'impasto siamo pronti per stenderlo. Ve ne accorgerete perché sarà bello morbido ed elastico, quindi riusciremo a tirarlo bene. Lo lasciamo sempre sotto il canovaccio, come in questo caso. Andiamo a tirarlo piano piano, quindi partendo in questo modo, lo tiriamo fino ad ottenere una striscia sottile che poi andremo a formare. Ecco che sono arrivato alla dimensione esatta. Eccoci che ci siamo, quindi vado poi a spezzare a una certa lunghezza il mio cilindro appena ottenuto. Tre dita e faccio uno, due giri, pinzo, stacco la pasta e dall'altra parte dove l'ho chiusa vado ad arrotolare e i nostri l'orighidas sono pronti. Eccoli qua. L'orighidas fatte, eccole qua. Allora, piccolo consiglio da chi le fa, dalle esperte sarde, è quello di girare bene la pasta in modo che sia bella stretta, così durante la cottura non si apre e non si rompe. È un capolavoro sia da vedere che da fare e un abbraccio a tutti i sardi.